Ludo chiede a Lazzo, l'azienda per il diritto agli studi, degli impegni precisi. È settembre e sulle borse di studio da liquidare non ci sono ancora certezze, secondo l'Unione degli Studenti, studenti e studentesse che sono stati più volte invece rassicurati. Ma il nuovo anno accademico è alle porte e molti ancora attendono la liquidazione della seconda rata e alcuni anche la prima. Non è l'unico problema, perché tutto tace anche sulla residenza universitaria dopo la chiusura della Campomizzi. 100 alloggi messi a disposizione nell'unica palazzina Ater che Lazzo ha deciso di utilizzare a fronte delle due palazzine inizialmente previste, ma le incertezze anche su questo punto sono tante. Siamo a settembre e moltissime studentesse e moltissimi studenti stanno ancora attendendo l'erogazione della seconda rata della borsa di studio, addirittura alcuni di questi ancora la prima rata della borsa di studio, e sappiamo come un'erogazione della borsa di studio a settembre è quasi al pari di un rimborso spese, e non può essere così. Un'altra problematica è quella che riguarda il fronte della residenzialità pubblica. Non c'è ancora un bando disponibile per accedere alla residenza pubblica. Sappiamo che è stata trasferita da Campomizzi con la sua chiusura presso il Moro, ed oltre ad avere una notizia sui 100 posti letto disponibili, non abbiamo nessuna certezza in merito a questo numero e in merito a quando aprirà o meno. Sappiamo che la Campomizzi faceva 360 posti letto nel periodo addirittura pre-Covid è a pieno regime, e quindi già sono meno posti letto e quindi meno possibilità da parte dei ragazzi di poter accedere. Inoltre, non abbiamo nessuna notizia sui servizi complementari, quale ad esempio un servizio trasporti, data anche la posizione della nuova residenza, e dei servizi come la mensa. Noi chiediamo a Lazzo innanzitutto che vengano erogate le borse di studio a tutte quelle studentesse e a tutti quegli studenti che stanno ancora attendendo, e quanto più celermente di poter pubblicare il bando per l'accesso alla residenzialità pubblica secondo i requisiti di ISEE.